Mi sembra importantissima questa lezione perché cercare la centralità del pensiero femminile e femminista ed ecologista nell'evoluzione dei principi ambientali e anche della storia della politicizzazione, della cultura ambientale, ecologista e così via è molto importante. Le donne sono sempre state protagoniste di questo e continuano ad esserlo. E Luisella Battaglia, che è la prima a cui daremo la parola, è veramente una paladina di tutto quello che è la bioetica, posso dire così, Luisella, vero? E Assolutamente che sì. è veramente una lei è ordinaria di filosofia morale e bioetica all'Università degli Studi di Genova e all'Università di Napoli e fa parte dal 1999 del Comitato Nazionale per la Bioetica. Ha fondato nel 92 a Genova l'Istituto Italiano di Bioetica, di cui è presidente, Sì. e nel 21 le è stato conferito un premio internazionale per la bioetica. Ci sono tantissime interessanti. Vivo, vivo la bioetica e la mia vita si confondono in qualche Vanno modo, si preparati insieme. identificano Sei veramente, assolutamente. questo dico che sei un punto di riferimento fondamentale Oh, per beh, noi. per me per... E quindi, peraltro, Luisella Battaglia, nell'elenco che io avevo fatto nel mio articolo, quando spiegavo che cos'era l'ecofemminismo, che all'inizio ha compreso posizioni varie, liberali, marxiste, radicali e socialiste da una parte e dall'altra, e uno spiritualismo legato all'esaltazione del principio femminile in rapporto alla madre terra. Quindi una grande eterogeneità che era anche la ricchezza delle differenze. Successivamente questa controcultura, perché così è nata l'ecofemminismo come una controcultura, si è intrecciata con il pacifismo, con il movimento antinucleare, la critica all'industrialismo inquinatore e le politiche che aggrediscono l'ecosistema. Molti contributi di questa controcultura sono stati sviluppati da donne del sud del mondo e citavo Vandana Shiva, Arundhati Roy, Bina Agarwal in India, Wangari Maathai, che veramente in Africa ha fatto delle cose incredibili. Ma in Italia citavo Grazia Francescato e te, Luisella Battaglia. Grazie, Quindi adesso abbiamo ma è troppo. testimoni insieme a tutte queste altre donne, le abbiamo qua. Per cui non so se citare i tuoi libri, Luisella, perché sono tanti e sono tutti importantissimi. Non è proprio, direi, come vuoi, insomma, etica e diritti degli animali, un'etica per il mondo vivente, sì, insomma, in questo settore. E poi Importantissimi. anche, devo dire, una cosa a cui tengo è il tema del femminismo, è un testo che riguarda proprio il pensiero delle donne. Guarda, mi sono perfino, ce l'ho qua, mi sono perfino dimenticato il titolo, Potere negato, approcci di genere al tema delle diseguaglianze, perché è di Aracne. Beh, questo sì, direi che è proprio molto in tema per stasera, perché lì mi occupo molto di femminismo, di etica della cura, quindi forse quello più vicino ai temi che andremo trattando è proprio questo, ed è una raccolta di saggi. Bene. Bene, grazie Grisella. Allora a te la parola e credo Grazie. che 20 minuti che sono le 5:05, io guardo l'orologio e poi naturalmente prego di avvertirmi quando 5 minuti prima dello scadere del tempo. Pensavo stasera di fare una introduzione di carattere teorico-filosofico al tema dell'ecofemminismo, facendo riferimento a quello che io ritengo il testo chiave, e cioè Caroline Merchant, testo del 1988, Donne e Natura.
Ecologia, rivoluzione scientifica, La morte della natura, il titolo esatto. Allora, questo testo perché è importante e perché noi dovremmo oggi conoscerlo e ricordarlo e utilizzarlo? Beh, intanto Caroline Merchant è una storica delle idee che vuole appunto ricostruire questa storia del rapporto con la natura e lo fa suddividendo questa, la nostra storia, in tre grandi periodi, che sono rispettivamente l'epoca premoderna, l'epoca moderna e l'epoca postmoderna. Ora, dal punto di vista del rapporto con la natura, come si caratterizzano queste epoche? Beh, l'epoca premoderna è caratterizzata dalla visione della natura e della terra come donna e come organismo vivente. Questa è la cosa importantissima. Quindi considerare la natura come organismo vivente e considerarla come madre, e questo cosa ha significato? Ha significato un atteggiamento di rispetto e di amore nei confronti di una terra, perché rispetto e amore sono i sentimenti che si hanno per la propria madre. In più, la natura come organismo vivente, come un corpo, che quindi è un corpo che soffre, è un corpo che vive, è un corpo che respira e che dà le sue manifestazioni, che possono essere le più varie, i terremoti, e questa natura, ecco, però è femmina e madre. Allora, nell'epoca premoderna il rapporto umano con la natura era contrassegnato da un atteggiamento di amore, potremmo dire, di profondo rispetto. Tutto cambia nell'epoca moderna, che è l'epoca delle rivoluzioni scientifiche. Quindi siamo nel pieno 1600, dove al rapporto di amore e di rispetto della natura subentra un rapporto che è profondamente diverso. La natura viene oggettivata, viene meccanizzata, ma soprattutto, se vogliamo sempre riprendere la metafora della donna e della natura, noi abbiamo il rovesciamento di questa metafora, non è più positiva. La natura non è materna e benevola. La natura deve essere dominata, deve essere controllata, soggiogata e addirittura violentata. Io adopero questo termine intenzionalmente perché è il termine che adopera un grande filosofo che è Francis Bacon, Francesco Bacone, il quale è proprio il teorico di questa cultura del dominio che vede il rapporto dell'uomo, e qui insisto proprio uomo nel senso pieno e forte del termine, con la natura come un rapporto di dominio e di conquista, in cui la terra deve essere soggiogata e in quanto femmina deve essere costretta a rivelare i suoi segreti. Poi naturalmente si potrebbe anche dire molto, quindi è un rapporto dualistico, soggetto-oggetto, uomo-natura, rapporto di conflitto, di lotta, in cui questo è un elemento non secondario. Anche la ripresa del diritto che l'uomo ha sulla natura, dal Genesi, viene ribadito da Bacone, sottolineando che è la scienza che darà all'uomo di nuovo questo potere che Dio stesso gli ha conferito. Adesso arriviamo all'epoca postmoderna, che è l'epoca che noi stiamo vivendo, ed è l'epoca in cui l'ecologia viene finalmente riconosciuta, direi, come una scienza guida. Ecologia, scienza della casa, non dimentichiamolo, perché l'etimologia qui è importante. E allora, nel pensiero ecologico, il discorso del rapporto dell'uomo con la natura e soprattutto la resurrezione dell'idea, pensiamo a un libro celebre come l'Ipotesi Gaia, della natura e della terra come un organismo vivente, ecco che viene ripresa, congiungendo idealmente in qualche modo il pensiero del mondo premoderno, che potevamo liquidare come un pensiero mitico, invece a quello che oggi è un pensiero scientifico con un fondamento filosofico molto preciso. Io ho voluto ricordare questo perché secondo me è importante questa periodizzazione. Ve la dobbiamo tenere presente perché l'ecologia come scienza ci ha consentito di ritrovare quel legame profondo che era stato vissuto nei primordi con la Terra. E allora l'ecofemminismo. Ecco, l'ecofemminismo si rintraccia proprio di recuperare, teorizzare questi legami, sottolineando un elemento importantissimo. Un elemento di liberazione,
L'etica della liberazione vale per le donne e vale per la natura. Quindi le due lotte sono strettamente connesse. Le ecofemministe hanno il merito di avere segnato questa linea forte tra le due lotte, sottolineando che le donne sono state considerate come la terra, sono state considerate come oggetti, quindi nessuno più delle donne e del loro pensiero può comprendere la condizione di servitù e di dominio, di soggiogamento della terra. Allora, le lotte, diciamo, che devono combattere le donne, le femministe e gli ecologisti dovrebbero congiungersi. E qui ecco, le ecofemministe hanno un rimprovero da rivolgere agli ecologisti, diciamo anche ai deep ecologists, agli ecologisti profondi, cioè il non avere sufficientemente considerato che queste lotte devono stare insieme, e cioè che sono lotte di liberazione. Liberare la terra, liberare le donne. Gli ecologisti profondi si sono occupati soltanto di un aspetto del problema, ma hanno trascurato quello che è la vera radice, cioè la cultura del dominio, la cultura androcentrica. Ecco, qui il termine, vedete, cambia. Antropocentrismo. Beh, l'antropocentrismo, lo sappiamo, è la visione in cui è l'uomo, la persona umana, genericamente, no, al centro del mondo, di cui si ritiene padrone. L'androcentrismo è un passaggio notevole. Significa che quella cultura è una cultura maschile, anerandros. Quindi, mentre l'antropos è la persona umana generica, qui è proprio la cultura maschile che è responsabile di quel dominio, di quel soggiogamento della natura che le ecofemministe combattono. E allora quali sono i caratteri della visione androcentrica? Io qui trovo che sia molto importante, come sono state definite anche da altre autrici, qui sono state giustamente citate tra le ecofemministe molte autrici che mi sono care, e adesso qui non ho naturalmente il tempo di riprendere, ma certamente il tema dell'etica della cura è un tema assolutamente fondamentale, e qui naturalmente a partire da Carol Gilligan col suo testo Con voce di donna in a different voice, che sottolinea come la cura, il prendersi cura, sia qualcosa che è stato elaborato dal pensiero delle donne nel corso di millenni e che fa parte della loro esperienza quotidiana, cioè basata sull'empatia, sulle responsabilità, sull'accoglimento dell'altro. Però attenzione, non deve diventare la provincia delle donne. Cosa vuol dire? Non deve diventare un dominio esclusivamente femminile. La cura si deve trasferire dal privato al pubblico e quindi deve diventare un valore politico. Questo è il tema forte che le ecofemministe hanno valorizzato e che una studiosa di etica della cura come Joan Tronto sottolinea fortemente nei suoi libri, pensando ad esempio a Caring Democracy, una democrazia della cura. E cura e democrazia devono stare insieme, dobbiamo pensare ad una società della cura. Ma per ritornare proprio nella fattispecie al rapporto, che cosa rappresenta l'etica della cura in questo nuovo rapporto che dobbiamo intrattenere con la natura? Beh, cura, caring, significa accudimento, sentimento della responsabilità. Direi, ecco, ritorno al tema dell'ecologia come scienza della casa. Se noi riuscissimo a considerare veramente il mondo come la nostra casa, non potremmo che trattarla con amore. Certo, noi non distruggiamo la casa, non la riempiamo di immondizie, non la trascuriamo. Allora, ecco, la cultura della domesticità e direi anche il sentimento materno, che molto spesso aleggia nei testi delle studiose della cura, in qualche modo ci invita a una riconsiderazione del rapporto con la natura, che poi, scusate, si sta diffondendo, e questo direi è qualcosa che ci dovrebbe molto consolare e rendere, non dico ottimisti, ma speranzosi. Laudato sì, è un inno all'etica della cura, nel senso il tema della custodia. Da dove vengono queste idee? Beh, insomma, diciamo che vengono da questa radice, cioè il ritrovare quella radice profonda. Volevo dire qualcosa, se ho ancora un attimo di tempo, su questo pensiero androcentrico che le ecofemministe hanno il merito di identificare. Quali sono? Perché è importante, ecco, perché se noi vogliamo veramente liberarci da questo pensiero, dobbiamo scoprire quali sono le sue caratteristiche fondamentali. Tanto
appunto il pensiero androcentrico è un pensiero dualistico, cioè un pensiero che tende sempre a separare la realtà, anziché vedere il tessuto di connessioni, vede sempre questi rapporti tra i singoli, quindi è anche un pensiero atomistico che sottolinea le singole individualità anziché identificare quelle che sono le possibilità di interazione. Ed è un pensiero gerarchico, cioè è un pensiero che interpreta la diversità sempre sotto questo paradigma della gerarchia, chi sta sopra e chi sta sotto. Ed è un pensiero quindi che spiega benissimo quello che è il rapporto di soggezione, diciamo dal punto di vista teorico, dell'uomo con la natura, perché proprio è l'androcentrismo che dice che noi siamo separati dalla natura, e quindi il nostro dualismo, che poi è un dualismo di matrice cartesiana, res cogitans, res extensa, l'uomo e la natura come entità contrapposte, lo spirito e la materia, la natura come materia bruta, ma ecco, atomistico, gerarchico, dualistico. Allora, tutte queste cose dovrebbero consentirci di approfondire ulteriormente questo discorso della liberazione dall'androcentrismo e in positivo l'etica della cura. E qui vorrei concludere con quella bellissima definizione che dà Joan Tronto della cura, la cito a memoria, è un'attività che è un insieme di attività che mirano a mantenere in vita, a conservare e a riparare il mondo in cui viviamo. E guardate che io il termine che amo di più è riparare. Io lo trovo bellissimo questo termine. Il mondo in cui viviamo, e naturalmente nel mondo in cui viviamo, Joan Tronto ricomprende noi stessi, i nostri corpi, i nostri, ma riparare proprio ci invita quella sollecitudine che è proprio della cura, che recupera, che è paziente, che rammenda. Ecco, io trovo che questo sia un invito veramente formidabile per noi tutti oggi. Credo di aver esaurito il mio tempo e quindi mi fermerei qui. Naturalmente poi penso ci saranno domande e interventi. Grazie. Grazie Luisella, avevi ancora qualche minuto, se Ah, vuoi. beh, ma Sì, io ancora ne ho cinque uno. minuti. Ah, sì, ah, Ancora 5 minuti. beh, Sì, ma vai no, avanti, no, vai no, ma no, avanti. allora se volete direi qualche cosa di più magari sull'etica della cura, non lo so. Oppure o sul pensiero ecologico in generale, ma sull'etica della cura in particolare, ecco, devo dire che se Carol Gilligan ha aperto questo filone, che secondo me è importantissimo, cioè non, proprio nell'evidenziare come i due mondi, quello dei diritti e quello della cura, debbano, siano sì certamente da distinguere, però potrebbero anche incontrarsi, ma soprattutto io penso ad autrici che hanno lavorato molto, oltre appunto alla Carolyn Merchant, su questi argomenti e sul pensiero materno, ad esempio, legato molto alla dimensione della pace. E quindi sono tutti dei filoni questi della cura che secondo me è importante proprio recuperare al pensiero ecologico, perché credo che questa intuizione sia da valorizzare, e cioè che occorra veramente capire che c'è qualche cosa che lega profondamente le donne e la natura, e che non è semplicemente così un pensiero arcaico, qualche cosa di mitico. E nel mondo premoderno, e questo ci può fare sorridere, il dibattito addirittura riguardava la liceità dell'intervento dell'uomo sulla natura, che significava siamo noi autorizzati a ferire la terra che è la nostra madre, siamo autorizzati ad esempio a fare un'attività mineraria, perché questo significa ferire, andare nel profondo. Ma poi pensate ancora come nel nostro linguaggio le viscere della terra, le vene, come ancora nel nostro linguaggio siano incorporate quelle metafore. Ora, tutto questo certamente è qualche cosa di curioso, che però ci può far capire quel sentimento profondo di appartenenza che noi stiamo forse faticosamente recuperando anche dinanzi a questa spaventosa catastrofe che stiamo vivendo e che ormai è sotto i nostri occhi. Quindi il tema della cura dovrebbe essere esplorato avendo noi il coraggio e la volontà di dire che la cura è un valore che dall'etica si deve trasferire alla politica, vivificando la politica, perché la politica ha bisogno di etica, e quindi la cura deve essere trasferita dal privato al pubblico.
Ed è questo l'impegno che ci dovrebbe tutti accomunare. Credo ormai veramente di aver esaurito il mio tempo e vi Sì, ringrazio. grazie carissima, hai veramente toccato dei temi molto coinvolgenti e spero che i nostri studenti si aprano e poi anche chi ci segue qua intervenga perché hai toccato un sacco di cose. Io tra l'altro ho sentito prima, poco prima di collegarmi, Antonella Picchio, che grazie sicuramente te la ricordi. Sì, come no? Quando c'è stato Pechino, che è l'ultimo grande momento, no? Ci siamo confrontate, lei ha portato lì questa necessità che tutti gli stati conteggiassero Certo. il valore del lavoro di cura nel PIL. Naturalmente Sì, nessuno ha potuto certo. fare perché è così. Poi credo che l'abbia richiesto anche la Linda Laura Sabbadini, più recentemente, però Sì, sempre, come si dice, però noi le abbiamo esattamente. dato il premio alla Sabadini, il premio del Festival di Bioetica, parlando della infatti. giustizia, e quindi lo Sì, voglio ricordare perché è stata una cara amica. Io anche per me, disattivo il anche mio per microfono perché penso che sia meglio, vero, me. Sì, Chris? grazie, anch'io No, prima mi come sono vuoi. dimenticata di disattivarlo e è arrivata la Sì. telefonata della Sarebbe nostra meglio. che parlerà dopo. Comunque, volevo adesso presentare invece Grazia Francescato, che è una carissima amica da sempre, dai tempi di EFF, perché è stata anche una delle fondatrici del femminismo in Italia, ed è ambientalista, giornalista, scrittrice, sempre sul fronte della difesa dell'ambiente, è stata presidente del WWF Italia, è stata presidente dei Verdi, è stata per 2 volte presidente dei Verdi, è stata anche parlamentare verde e portavoce dei Verdi europei. Basta, basta, se no. Va bene, ma no, per dire che sei stata anche in politica, voglio dire, no? Sì. L'hai messo nelle cose. Sì. Beh, sì, non posso negarlo. Però sei la tua caratteristica è anche quella di essere stata ed essere tuttora una politica importante, che quindi sa anche entrare nel merito dei problemi che ci troviamo oggi con questo disastro e questo problema dei cambiamenti climatici e i politici che non affrontano nessuno, da nessuna parte seriamente questa cosa. Ci sono un sacco di cose, insomma, da dire. Sei membro del Consiglio Generale di Aspen Institute e testimone di varie associazioni ambientaliste e animaliste. Ti occupi da decenni del rapporto tra natura e spiritualità. Questa è un'altra tua caratteristica Sì. importantissima, del dialogo interreligioso per la tutela del creato, su cui hai scritto libri e sei intervenuta più volte. E sei stata tra i primi a promuovere la riconversione ecologica dell'economia e della società, l'integrazione tra le dimensioni ambientali, sociali ed economiche, coniugando le ragioni del lavoro e le ragioni dell'ambiente. Hai ricevuto molti premi e menzioni sia in Italia che all'estero e attualmente fai consulenza ambientale e hai partecipato al working group di Women 20, il filone di cui sono protagoniste le donne all'interno del G20. Nel 2022 hai vinto con il tuo team un PNRR, di cui spero che ci parlerai, perché è il lavoro che fai Sì, attualmente. magari una cosa poi a parte perché questi PNR ci sarebbe parecchio da dire. Immagino, e comunque credo che sia un'esperienza importantissima questa che state facendo, sia Molto bella. perché comporta la rigenerazione dei giardini storici del monastero di San Leonardo del Palco a Prato, che è una istituzione, insomma, della cultura e dell'architettura Sì. della storia nostra. E quindi anche tu, tra l'altro, tutto questo lavoro con il progetto Benessere Spirituale hai basato sui valori di. Benessere e spiritualità, sì. E tra l'altro siete tutte invitate lì, perché noi abbiamo più di 80 stanze, sono già venuti i ragazzi, i giovani europeisti verdi, quindi è un posto che fa veramente stare bene. Tra l'altro il sottotitolo del progetto è La cura del verde, il verde che cura, no? Questa connessione tra salute umana e salute dell'ambiente. Ecco, però appunto parlando di verde,
Chiudiamo lì, Laura, perché sennò poi diventa No, 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 volevo solo più dire che troppo tu lunga. hai seguito molto anche l'ecologia integrale di Papa Francesco, magari Sì, ho ce scritto un libro su quello, però ecco, io dico subito, intanto il mio intervento ha molta affinità con quello di Luisella Savasandir, perché il pensiero di tante ecofemministe poi scende in alve, si incontra in alve che naturalmente vanno nella stessa direzione. Allora, da 50 anni, che sono ecofemminista, ho sempre detto in maniera molto drastica il verde è rosa. Che naturalmente non vuole essere una dichiarazione provocatoria, non è, che ne so io, un soprassalto di faziosità vetrofemminista, e non è neanche ovviamente un caso di daltonismo politico-culturale, che la tesi che il movimento ambientale sia una specie di filiazione di quello delle donne e che la cultura ecofemminista contenga naturalmente quella ecologica è molto meno spericolata di quanto sembri, perché tanto per cominciare, tra due movimenti c'è una contiguità non casuale, ambedue dopo un lungo periodo di incubazione, perché chiaramente gli antesignani e le antesignane di entrambi i movimenti li possiamo rintracciare nei secoli, nei decenni, nei secoli scorsi. Però ambedue sono esplosi a livello di massa nello stesso periodo, più o meno a cominciare dagli anni 70, e hanno scavato i loro alvei nella società italiana, europea e globale, mondiale, quasi contemporaneamente. Tutti e due si sono sempre posti come antagonisti radicali al modello di sviluppo dominante, che si regge di fatto alle loro spese, visto che per autoperpetuarsi, lo dicevamo anche prima, ha bisogno di sfruttare ferocemente sia la natura, che viene quindi violata, violentata, dominata, soggiogata, sia i cosiddetti popoli o categorie di oppressi, quelli considerati inferiori, tra cui spicca ovviamente l'altra metà del cielo, ovvero le donne. E ambedue i movimenti sono il segno della crisi profonda dell'attuale pensiero unico, questo pensiero androcentrico a cui faceva riferimento Luisella, di questo pensiero unico del sistema che ne è scaturito e che continua nonostante tutto a marciare. A questo punto abbiamo capito che sta marciando verso l'abisso, però l'ha dimostrato la COP28 da cui siamo reduci, no? Hanno tutt'altro che intenzione di mollare la presa questi. Possiamo dire, e questo per confortarci, ma perché quella è la nostra speranza, l'orizzonte di speranza che ci tiene, che ci fa tutti i giorni lottare, tutte e due prefigurano una civiltà futura che speriamo possa presto abitare il pianeta, per evitare che Madre Terra venga resa inabitabile, che quando ci dicevano questo, immediatamente ci catalogavano come, vi ricorderete, doomtellers, come si dice, catastrofisti e così via, mentre adesso stiamo capendo che è realmente una direzione di marcia che potrebbe essere il futuro anche prossimo. Ecco, la visione del mondo ecofemminista quindi contiene, guida il filone verde perché si basa su tre valori squisitamente al femminile, i quali non escludono la parte maschile dell'umanità, sia ben chiaro, al femminile, non di proprietà soltanto delle donne. Quindi devono essere fatti propri, riconosciuti, possibilmente praticati nel quotidiano anche da, speriamo, una fetta sempre più larga di maschi, se vogliamo evitare il collasso del pianeta, insomma. Prima in questa lista è la cura, anch'io l'ho messa per prima, e ricordo che nel Pantheon romano era considerata una dea minore, aveva una mission di fondamentale importanza, però, perché le spettava il compito di dare forma agli esseri umani e agli esseri viventi, quindi assicurava la continuità della vita degli esseri viventi. Insomma, era detta la manutenzione della vita, un classico, come dire, una classica funzione femminile, un incarico di scarso glamour, oggi diremmo di modesta visibilità, poco redditizio a livello di immagine, ma prezioso nella sostanza, perché era suo umile e costante, oscuro lavoro che permetteva alle forme di vita di restare in forma, per dirla con un gioco di parole. Quindi il concetto di cura, quindi da sempre al femminile, e contiene in sé due elementi chiave, due ingredienti chiave: l'assunzione di responsabilità individuale e collettiva. Io mi prendo carico, noi ci prendiamo cura della famiglia, della casa, del gatto, del basilico sul balcone, dell'intero pianeta, di tutta la società. Però mi prendo cura, questa presa in cura, questa presa di responsabilità è riscaldata, vivificata dall'empatia, dall'amore, da una circolarità di relazioni che spezza e sorvola la catena gerarchica dei rapporti, che è verticale top-down, tanto cara alla cultura patriarcale, o se vogliamo chiamarla androcentrica, che ancora dilaga nella nostra società. Noi abbiamo fatto vinto la battaglia. E come dimostra la crisi ecologica e le crisi sociali ed economiche inesorabilmente
intrecciate con questa. Noi abbiamo bisogno di intelligenze calde, io dico sempre, cioè intelligenze capaci di mettere insieme cuore, cervello, ragione e sentimenti. Ne ho parlato l'anno scorso quando l'ho incontrata con Vandana Shiva, ricordo che l'ho incontrato, credo siano ormai 40 anni fa, 50 anni fa, addirittura nel 92 a Rio de Janeiro, poi ci siamo spessissimo visti, e rimando a quel bellissimo suo libro che è stato tradotto con un brutto titolo in italiano, Sopravvivere al mal sviluppo. Mi pare che in inglese fosse Women in Ecology, Surviving in Rural India. E lei mette al centro proprio la Shakti, cioè questa forza della natura. Vi ricordate il Degarda di Bingen che parlava di viriditas? Perché poi questi concetti proprio scavalcano i secoli. La cosa divertente è che in questo monastero, dove vivono insieme monache e monaci, per essere un inciso, loro si basano sulla cura delle malattie e l'accompagnamento alla morte. E lo studio medico dove ricevono le persone a titolo gratuito, a chi è intitolato a Hildegarda di Bingen. Ti dico solo questo per darvi l'idea della forza di queste profetiche intelligenze femminili, questi cuori femminili che attraversano veramente i secoli. L'altra è che vorrei citare Evangari Matai, l'ho già citata Laura, un personaggio grandioso. Io mi ricordo che quando l'ho intervistata per Airone, ho cominciato l'articolo dicendo che se Madre Terra avesse un sorriso sarebbe quello di Wangari Maathai, era una potenza, tant'è vero che mi ricordo che a Rio de Janeiro hanno scelto lei per parlare a tutte le delegazioni del mondo, no? A nome delle 4.000 più associazioni, NGOs che erano presenti. Non scavalchiamo neanche Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú è guatemalteca, vi ricordate che nel 92 ha avuto il premio Nobel, lo cito perché io ho imparato moltissimo dalla cosmovisione indigena. E quando ti ricordi, Laura, noi difendevamo anche come Verdi, Popolo Uva, tutti questi popoli dalla distruzione delle foreste, soprattutto dalle trivellazioni petrolifere. E questa attenzione alla cura e all'altro valore che adesso nomino, interconnessione profonda tra l'essere umano e l'ambiente in cui collocato, derivava dal fatto che loro guardavano la natura non come una specie di supermarket dove andare a prendere le cose e le risorse necessarie, ma come alla Pachamama, quindi la sacralità della natura al centro e l'interconnessione al centro. Quindi abbiamo questi due valori cardine, che sono appunto cura e interconnessione, due valori che si stanno insieme, non possono vivere l'uno senza l'altro. E vorrei anche dire che a questo punto, prima citavamo Women 20. Tutti i documenti, lo sapete voi che seguite queste cose, ormai ritorno al concetto di interconnessione tra salute umana e salute dell'ambiente che è stato buttato in faccia dalla pandemia. Quindi il concetto di One Health, una sola salute, che ha sancito molto bene Papa Bergoglio in una frase rimasta celebre, no? Non si può essere sani su un pianeta malato. Quindi questa interconnessione, questa One Health finalmente sta entrando non solo nei documenti ufficiali, ma anche nella cultura collettiva, magari non al 100% ovviamente, ma sicuramente si sta facendo strada. Due parole sulla sostenibilità, che ahimè dovrebbe essere ambientale, sociale ed economica, i tre aspetti vanno obbligatoriamente integrali, però sempre di più sta diventando una sorta di mantra, no? Che viene predicato, viene pubblicizzato, ma molto raramente realizzato. E vorrei ricordare che la definizione di sostenibilità nel 1987 l'ha fatta una donna, che era la premier norvegese Gro Harlem Brundtland, in un documento molto importante dell'ONU, un rapporto che si chiamava Our Common Future, e lei metteva l'accento, guarda caso, sui figli, sui nipoti, sulle generazioni future, sul futuro, dicendo che appunto l'obiettivo comune era una sostenibilità, cioè un tipo di sviluppo in grado di soddisfare i bisogni della presente generazione senza compromettere la possibilità delle future generazioni di soddisfare i loro bisogni. Viene subito in mente Greta Thunberg, vengono subito in mente i ragazzi e le ragazze di Fridays for Future. Infatti loro hanno messo il futuro al centro. Bene, quindi questa triade di valori femminili al femminile rappresenta la strada più che mai urgente. Mutamento di rotta assolutamente indispensabile se vogliamo garantire la qualità della vita, e adesso bisogna cominciare anche a dire la sopravvivenza della stessa sul pianeta. E no, quindi noi vogliamo parlare non di transizione, tutte le volte credo anche voi quando andate in giro non si dice transizione ecologica, ma conversione ecologica, il termine che non a caso Alex Langer aveva scelto, proprio per far capire che si trattava di un profondo mutamento anche interiore. Del proprio approccio
al mondo, alla vita. E questo lo riprende anche Papa Francesco, non a caso, nella sua enciclica Laudato Si, mette al centro la cura e la conversione ecologica. E quindi tutto questo si deve tradurre in un salto di qualità della coscienza collettiva che metta proprio al primo posto queste tre stelle polari. Non lo stiamo vedendo adesso, perché dopo la pandemia abbiamo avuto questo deflagrare di guerre, quindi sembra che stiamo andando nella direzione opposta. Mi domando cosa succederà. L'anno prossimo avremo 70 elezioni nel mondo, tra cui quella negli Stati Uniti, in cui è molto probabile che Trump possa vincere di nuovo, capite bene cosa significa questo. Per tutto il resto, e qui non ho tempo di ripercorrere la storia dell'ecofemminismo, ma penso che le persone che ci ascoltano siano ben consapevoli del bel libro che è stato curato da Franca Marcomini e Laura Cima, L'ecofemminismo in Italia. Io lo cito sempre perché è veramente un testo chiave che racconta il percorso di questa rivoluzione verde e rosa, di come si intrecciano, e lo fa in maniera vivace attraverso la testimonianza di tante donne che sono state protagoniste, e quindi veramente è una, come si dice, consigli per gli acquisti, consigli per le letture. Un ultimo ragionamento che riguarda appunto il presente e il futuro. Allora, nel 2019 appare sulla scena mondiale Greta Thunberg, e rapidissimamente esplode questo movimento giovanile per il clima. Allora, non sarà sicuramente un caso, anzi, se non solo Greta Thunberg, ma tante ragazze, addirittura giovanissime oppure bambine, sono diventate leader di questo movimento, badate bene, non solo nel mondo occidentale, ma anche nel cosiddetto terzo mondo. Questo va, nega in maniera molto drastica l'idea che soltanto i paesi ricchi, i paesi occidentali, possono permettersi l'ecologia, possono permettersi, perché altri, nei paesi poveri prevalgono altre spinte, altre esigenze. Invece io vi cito soltanto due o tre di queste che voi già conoscete, per esempio Vanessa Nakate, la ragazza ugandese che è stata al centro a Milano quando è venuta 2 anni fa, è stata veramente al centro dell'interesse di tutti, bravissima, con una forza incredibile. Io l'ho incontrata, una ragazza veramente sorprendente, poi in un paese come l'Uganda. Poi c'è questa ragazzina indiana dell'India, che si chiama Ridhima Pandey, non so se l'avete sentito nominare. Lei ha cominciato a battagliare, pensate, a 10 anni, mandato una petizione a un tribunale indiano per chiedere azioni contro il cambiamento ecologico. Poi a 12 si è presentata all'ONU insieme a 16 altri attivisti e attivisti del clima per fare una denuncia formale contro l'inerzia dei governi. Questa bambina è andata sul Gange e dice che lei ha capito che le cose non andavano quando sentivo sempre dire che il Gange è madre. Diciamo che il Gange è una dea, poi non facciamo altro che inquinarlo, quindi qualcosa non torna. Da lì, insieme al nonno, ha cominciato a fare queste battaglie. Un'altra ancora, ma l'elenco potrebbe essere lungo: c'è una giornalista che ha scritto un libro sull'argomento, su queste ragazze leader verdi, e Alexandra Villaseñor, che a 13 anni negli Stati Uniti si è piazzata anche lei davanti all'ONU per fare la sua protesta contro la colpevole pigrizia dei governi del mondo. Allora, è un caso questo? No, il fatto che siano tutte donne, che siano tutte ragazze, quindi degne figlie di Madre Terra, ci dice che la speranza del futuro sta in queste nuove paladine. Però ci dice anche che, ahimè, a noi ci chiamano sempre, scusate la battuta, quando il caos è già stato fatto, cioè il casino è stato combinato, la casa è tutta sottosopra, dicono mamma, mamma, oppure chiamano le donne che devono rimettere a posto, che oggi come oggi è difficilissimo. Ma a parte la battuta, è chiaro che strada in salita. Abbiamo però scarponi, attrezzi, siamo tutti ambientalisti, quindi non sto a fare l'elenco di tutte le cose che abbiamo per le mani, ma credo che sì, questi valori al femminile diventeranno i valori di tutti, e quindi questo passaggio fondamentale della cura che si deve trasferire dal privato al pubblico, perché la cura c'è sempre stata dentro le mura domestiche, la regina della casa, no? È sempre stata la donna, ma adesso è tempo che esca fuori. Anzi, è tempo, c'è un'urgenza pazzesca a cui non possiamo non dare retta. L'ultima cosa, perché io tendo sempre a dare un orizzonte di speranza, specie come quando parlo ai giovani, nelle scuole e nell'università, noi possiamo dire che ci sono i punti luce, tanti punti luce che sono le persone, le realtà, i movimenti, le organizzazioni. Anche le aziende, quelle poche, quelle illuminate che ci sono, però questi punti luce non fanno ancora costellazione, cioè magari non si conoscono tra di loro, non si saldano, non riescono a portare le loro istanze a livello politico. Ecco, io nel mio piccolo, avendo lasciato la politica dei partiti,
Poi dopo dirò se qualcuno me lo chiede perché, non è un fatto individuale, ma è un fatto proprio appunto di valori. Ecco, io nel mio piccolo da 2014, quando ho lasciato, lavoro perché i punti luce facciano costellazione. Quindi anche questo PNR che stiamo portando avanti, che si chiama non a caso benessere e spiritualità, intreccia tutti questi temi e finalmente li sto anche traducendo in cose visibili, che ne so, l'orto bioattivo, il biolago, facciamo i partenariati con i ragazzi che vengono a raccogliere le ortaggi, insomma, le comunità energetiche, tutte le cose che abbiamo sempre detto, noi ambientalisti stiamo adesso cercando di farle in un piccolo frammento che però in qualche modo può essere poi questo modello, ecco, reso proponibile anche in altri ambiti, e quindi questa è la battaglia che stiamo facendo per fare costellazione. Ecco, chiudo qui, mi sa che ho fatto pure troppo lungo. No, hai fatto benissimo, grazie. Veramente sei stata anche molto politica, come dicevo, Sì, non un caso. dopo dirò perché ho lasciato la politica, se qualcuno, Sì, perché abbiamo lasciato. abbiamo lasciato nello stesso periodo tutte e due, non ci siamo più avvicinati Eh, allo ma spazio sì, partito. se ho un minuto lo dico adesso, chiaro e tondo. Allora, politica, io da antica giornalista guardo nella pancia delle parole, no? Significato etimologico. Polis è un progetto per la polis. Noi che siamo ecofemministe pensiamo che la polis non sia fatta solo dalle comunità umane, ma dagli animali, le piante, gli ecosistemi, tutti i viventi. Da questo, e quindi bisognerebbe avere una visione del mondo. Attenzione, non un'ideologia che è una visione del mondo rattrappita, congelata, ma una visione del mondo, da cui devono discendere delle strategie politiche, chiaramente, e poi alla fine anche un po' di tattica, quello ci necessita, no? Quindi con chi allearsi, con cosa fare, con quali compagni di viaggio scegliere e così via. E credo che anche Laura l'abbia sperimentato, in realtà nella politica degli ultimi 20, 30 anni, forse anche prima. Sicuramente gli ultimi 20 o 30, c'è stato un ribaltamento di queste priorità. Un sacco di tattiche anche a perdere, non vi voglio raccontare come erano fallimentari, però tanta tattica, specie, soprattutto per la conquista, il mantenimento, la riconquista del potere, non di rado neanche più del partito, ma di clan, correnti o singole persone, strategie poche e malmesse, vacillanti, visione del mondo desaparecida. Ecco perché poi io mi sono occupata anche della Laudato Si', perché uno può essere d'accordo o meno, ma quella non è un'enciclica ecologica, quella è una visione del mondo. Ecco, noi abbiamo lasciato la politica, credo anche Laura Pinucci, la politica è quella dei partiti, perché è troppo poco per noi, troppo noiosa, troppo senza sangue e anima, e anche se uno ovviamente resta vicino alle compagne e le compagne che continuano, e beh, insomma, io mi diverto di più a stare nel monastero a fare tutte queste belle cose per voi, a fare i corsi di ecofemminismo e a lavorare sul piano appunto del salto di qualità della coscienza collettiva. Diciamocelo. Grazie, sei stata fantastica. C'è già Sara che ti fa una domanda e adesso siccome la Marchetti mi pare che abbia difficoltà di collegamento, potremmo aprire un attimo già una serie di domande e di dibattiti sulle cose che si sono avviate. Pinuccia ha chiesto la parola e quindi prego Pinuccia, decidi anche come possiamo andare avanti. No, no, Non devi sentiamo mettere la voce. Pinuccia. Se vuoi leggere prima quella domanda di Sara, che dice nella chat, grazie, sarei interessata a sapere di più del Ah. progetto Benessere e Spiritualità. Io sono la fondatrice di Vivi Natura in Lunigiana, un'insegnante di forest Ah. Vabbè, school, bagno di foresta e mindful bushcraft. E capirai. quindi. Allora non c'è bisogno che spieghi niente a te. Allora mi occupo del rapporto tra natura e spiritualità. Dall'89, quando ero giornalista di Airone, mi hanno mandato in Amazzonia. E lì c'è stato un episodio che mi ha profondamente scioccato. C'erano un sacco di giornalisti, cameraman, c'era Sting all'epoca, quindi insomma personaggi di glamour. E quindi tutto questo esercito di comunicatori si comportava piuttosto male, entrava nelle capanne, andava a vedere chi stava sulle amache, insomma un modo un po' violento di approcciarsi, quindi ero un po' in imbarazzo. Stavo appunto per fare un'intervista a Paolino Paiacan, che era il leader di Kaya Po, che era già stato intervistato a lungo, che si era messo in testa per la nostra gioia una coroncina di piume di Ara. Arrivo vicino a lui e lui mi dice: "Ma voi cosa volete fare con tutto questo?" Indicandomi con aria corrucciata
tutti questi, questa parete di cameraman, di giornalisti, eccetera. E ho detto, ma noi vogliamo fare in modo che ci sia la conoscenza di quello che succede qui, perché poi questa potrebbe trasformarsi in azione. Lui si toglie la corona di penne di Aragorn la mette a terra, mi guarda e dice, no, non è questa la conoscenza. In spagnolo parlavamo. E dico, ma perché allora, cos'è la conoscenza? Nella nostra lingua ha detto una frase nell'idioma loro che non capivo, poi me l'ha tradotta e ha detto: conoscenza è un sentiero che ha un cuore. Io sono rimasta folgorata, mi è caduto di mano il taccuino su cui prendevo gli appunti, e da lì è cominciato un percorso di apprendimento, appunto, di questa capacità di integrare la parte destra e sinistra del cervello, quindi cuore e ragione, sentimenti e statistiche. E io credo che appunto quando si dice benessere e spiritualità significa, il benessere viene visto soprattutto adesso come fitness, come bellezza che dura tutta la vita, quindi se non ti va bene una cosa cambi l'organo e così via, quindi una sorta di onnipotenza dell'individuo. Non è così, il benessere deve appunto mettere insieme cuore, cervello, ragione e sentimento, e questo avviene quando tu ti sei inserita, vivi dentro la natura, perché il collegamento tra l'anima individuale e l'anima mundi è assolutamente cruciale. Io su questa cosa ho scritto due libri per Edizioni Mediterranee, che magari poi ti mando in privato, non voglio fare pubblicità ai miei libri adesso. E, tra l'altro è divertente perché questi sono, io l'ho scritto, il primo l'ho scritto nel 2000, Laura si ricorda, E perché no? Io la farei la pubblicità al tuo libro. La farei la Vabbè, insomma. pubblicità. Vabbè, so, io sono un po' piemontese, un po' riluttante a queste cose. Comunque, uno si chiama In viaggio con l'arcangelo, il secondo si chiama Lo sguardo dell'anima, appunto il rapporto tra l'anima individuale e l'anima mundi che ti mette al posto giusto nella catena dei viventi, quindi non sopra, ma insieme, non dominio, ma custode, quindi dalla cultura del dominio alla cultura del rispetto. Se non c'è questo passaggio in cui la spiritualità, nelle sue varie forme, non deve essere necessariamente... C'è una differenza tra spiritualità e religioni, tra fedi e religioni, eh? E senza questo il benessere profondo non può essere raggiunto. E quindi, per esempio, lì nel monastero facciamo anche molti, loro fanno molti incontri yoga, meditazione, silenzio, giornate del silenzio, anche un ragionamento, una riflessione sul valore del cibo. Lì ovviamente sono vegetariani, sarà San Dir, però anche perché loro pensano che un certo tipo di dieta possa essere associata a una, come posso dirti, a un raffinamento anche dell'anima, a una maggiore capacità dell'anima di raggiungere determinati livelli spirituali. E devo dire che effettivamente, ecco, questo proprio in estrema sintesi. Poi se vuoi, noi siamo a Prato, quindi tu sei pure vicina. Posso dire una cosa? So che c'è Piuccia con la mano alzata, non voglio sembrare scortese. No, No, faccio dopo le chiedevo. mie domande, non ti vai, vai Ok, tranquilla. faccio veloce. No, innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Lo chiedevo più che altro perché, innanzitutto per quanto riguarda Mindful Bushcraft, è un ambito molto maschile. Io mi sono trasferita dall'Inghilterra un anno fa. In Inghilterra siamo più donne, ma qua in Italia sono una delle pochissime donne che fa Bushcraft, che normalmente è intesa come l'arte della sopravvivenza. Invece per me è un convivere col bosco che faccio appunto tramite il cuore. Certo. Quindi prima è perché mi parlavi di non essere soli sole in queste lotte, diciamo. E allora pensavo che magari ci fosse un network dove uno poteva Sì. magari entrare per essere, scusate, il cane si sta agitando, No, si può, entrare per i cani essere. sono sempre Eh benvenuti. sì, non so come mai. Quindi per essere anche a contatto con altre persone, perché io guardo appunto non solo dal punto di vista pratico, ma spirituale, ma poi mi porta Se anche vuoi quello che parla, scrivermi, capito? se vuoi Perfetto, scrivermi, poi ti metto in contatto. Tu ottimo. dove abiti esattamente, hai Sono detto? nella bellissima Lunigiana, la terra Allora della sei luna a vicina comunque a Bagnone. noi, sei vicina. In Saranno 3 ore Toscana ci di sono macchina. parecchie, sì, ci sono parecchie persone, anche parecchie donne, quindi poi magari Perfetto, ti dico. ottimo, grazie mille, grazie Pinuccia. Figurati. Grazie. No, io volevo porre alle relatrici porre tre domande molto veloci. La prima è che mi ha affascinato la riflessione di Luisella Battaglia sulla care democracy. Cioè, secondo me, è veramente una. Cioè, quindi vorrei che tu magari ci dicessi qualcosa ancora in più, anche proprio perché. Quest'idea del passaggio dall'etica alla politica, sul tema della cura dal privato al pubblico è secondo me una prospettiva interessante che andrebbe anche un po' rilanciata.
L'altro tema che volevo chiedere sempre a Luisella è la questione della relazione, cioè come superando questa visione appunto androcentrica, in realtà nasce una nuova visione della relazione con la natura, relazione con il mondo, relazione con le persone, insomma. Quindi anche questa mi sembra una prospettiva interessante. A Grazia chiedevo invece di approfondire la questione dell'interconnessione, che so che è un tema che ti è molto caro e che, come anche quello del futuro ecologico, che era caro alla Langres, ma che è comunque un tema Certo. che è importantissimo, perché l'idea che noi non siamo soli, ma che comunque tutto è interconnesso, ci interroga, ecco, anche su questa crisi che stiamo vivendo, in cui sembra che i nostri valori non abbiano peso, insomma. E poi invece volevo ricordare che tutte le donne che sono intervenute oggi fanno parte delle spigolatrici d'ambiente e quindi Ovvio. nel nostro libro pubblicato appunto dall'edizione San Lorenzo, credo che cioè, ci siano delle che abbiamo voluto come ecoistituto, insomma, credo che abbiamo voluto proprio iniziare a tirar fuori questo aspetto che è importante, cioè il contributo che ogni donna può dare davvero a un cambiamento anche radicale della società. Mi fermo qua. Prego, Luisella. Sì, credo anche che avevo visto un messaggio in cui, se non sbaglio, mi si chiedeva di parlare del rapporto tra ecofemminismo e antispecismo. Non so se... Scusate Sì, un attimo. l'ho visto, esatto. Buonasera, avrei una domanda. Sì, Come dove questo colloquiamo anzi, l'antispecismo questa è una cosa che, su cui vorrei... che è molto interessante, scusate che ho dimenticato di chiudere. E allora partiamo subito dal discorso della Caring Democracy. È uno dei libri più interessanti di Jane Tronto, cioè in che senso la cura ha bisogno della democrazia ha bisogno della cura e perché noi dovremmo diventare una società della cura. Io credo che possiamo partire dall'idea di rischio. Noi siamo attualmente una società del rischio in cui lo viviamo quotidianamente, dominati dalle paure e in cui stiamo cercando affannosamente di dare delle risposte alle varie paure, dal Covid, alle emergenze, eccetera. Questa logica dell'emergenza è qualcosa contro cui noi dobbiamo combattere, cioè il rischio cosa significa? Che tu sei perennemente dominata da questa paura e quindi dai sempre delle risposte di tipo emergenziale, ma non riesci a cogliere quello che è la globalità del problema. Prima abbiamo parlato di One Health. Devo dire che la bioetica ha molto contribuito a questo, cioè a farci capire, la bioetica voglio dire come dovrebbe essere correttamente intesa, cioè come etica dei viventi e non come una forma aggiornata di etica medica, come purtroppo viene banalmente intesa. Ma se noi la intendiamo la bioetica come etica dei viventi, ecco, dovremmo proprio entrare in una prospettiva in cui il tema della cura del mondo, della cura di noi stessi e quindi anche l'idea di una società della cura che significa che tu non rispondi alle emergenze, ma che tu ti collochi in una situazione di previsione e quindi questo significa proprio ribaltare completamente quelle che sono anche le visioni tipiche della politica, perché capite, significa tanto già un'idea di una comunità. In cui, e qui si affaccia molto bene il tema della relazione a cui tu, Pinuccia, facevi riferimento, in cui noi siamo in relazione tra di noi. Noi in relazione con la natura. Allora, se noi riusciamo ad acquisire questo tipo di visione e quindi pensiamo ad una società della cura in cui il prendersi cura di sé, degli altri e del mondo diventa veramente un valore centrale, e beh, è chiaro che la società del rischio è superata. Tra l'altro, la società del rischio è pericolosa, è una società autoritaria, perché è una società in cui non c'è la responsabilizzazione dei singoli cittadini, ma c'è sempre la visione di un potere che paternalisticamente più o meno prevede e di fatto eccetera. Questa è veramente una visione che deve essere superata. Per questo che la democrazia
e la cura devono stare insieme. Ripeto, Caring Democracy è un testo bellissimo che io vorrei che venisse tradotto in italiano perché, beh, a parte che poi moltissimi sono anche gli elementi, gli spunti in cui la valorizzazione anche del lavoro di cura, intendo proprio quel lavoro di cura in cui sono impegnate molte persone e che è un lavoro spesso svalutato, deve essere finalmente valorizzato. E quindi qui si riprende anche un po' il discorso che era stato introdotto della Linda Laura Sabbadini, cioè il lavoro di cura è importante e quindi deve essere valorizzato nella sua, proprio nel suo significato profondo, ma insieme però dobbiamo avere un'idea globale di una società che riesca a prendersi cura. Io trovo molto bello e me lo sono segnato questa idea del benessere e spiritualità che mi sembra si colleghi molto. Guarda, è una sfida vera perché Sì. benessere pensi immediatamente al welfare e a tutto il discorso, Certo. mentre io devo dire preferisco ben vivere. E lo dico polemicamente, no, polemicamente nel senso che proprio che dato comunque ci vuole giustissimo il coraggio di mettere insieme benessere e spiritualità e di dire c'è un altro tipo di benessere che non è quello salutistico, eccetera, a cui noi pensiamo. Però ripeto, il tema della buona vita, del ben vivere, che significa proprio questo tenere insieme le varie dimensioni dell'esistenza, in cui il tema del rapporto tra spirito e corpo e tra uomo e natura, ambiente, animali, eccetera, viene veramente ripensato. E allora ecco, vedi la relazione. Dicevi benissimo, noi pratichiamo come istituto di bioetica una bioetica relazionale, che significa che noi pensiamo ad un soggetto che non è un atomo isolato dagli altri. Il soggetto, ciascuno di noi nasce dalle relazioni, ha bisogno delle relazioni e di queste relazioni vive, ma sono relazioni anche di multispecie. E qui allora mi collego a quel discorso che era stato, penso, proposto da una persona che adesso l'ho visto come interrogazione, l'antispecismo dell'ecofemminismo. Ma sì, certo, è fondamentale, perché il rapporto del nostro con gli animali è assolutamente. Ma io cito soltanto Carol Adams, La politica della carne, testo fondamentale che sottolinea qui ancora una volta come il femminismo si deve liberare anche da un'idea. Dobbiamo avere questo il coraggio di dirlo. Il femminismo umanistico, il femminismo di Simone di Beauvoir, è un femminismo che ha paura dell'immanenza, cioè che direi. Qui, scusate, non voglio assolutamente negare l'importanza, anzi, del libro del secondo sesso di Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir ha avuto dei meriti grandissimi, però resta ancora in qualche modo prigioniera di un'idea di un femminismo, ripeto, umanistico, che è molto modellato su quello che è la cultura maschile. E quindi, in questo senso, il pensiero della differenza ha avuto il grosso merito di andare oltre. Però, soprattutto, ecco il discorso che ci interessa, questo è il femminismo umanistico. Ha paura di una identificazione, anche questa millenaria, tra donna e natura, e quella che invece le ecofemministe recuperano. Le ecofemministe non hanno paura di questo, perché sanno che la natura rappresenta tutto un insieme di elementi, di valori, di forze e di sentimenti e di immaginazione che le donne devono recuperare, che è un loro patrimonio. Quindi, diciamo, nel vecchio femminismo tradizionalista umanistico c'era questa idea che la donna e la natura e gli animali, perché la donna molto spesso con gli animali è stata confusa, è stata identificata. Io spesso ricordo che la prima dichiarazione dei diritti degli animali, 1792, è una satira dei diritti delle donne. Viene pubblicata lo stesso anno della rivendicazione di Mary Wollstonecraft, Vindication of Rights of Women, in cui si dice la donna è un soggetto, una persona che ha il diritto a ricevere educazione, accedere alla cittadinanza. Ma in questa satira cos'è che si diceva? Si diceva se le donne hanno dei diritti, noi dobbiamo darli anche agli animali, perché donne e animali fanno parte della natura, della stessa categoria. Capite quindi che cosa l'ecofemminismo fa? L'ecofemminismo parte da questa idea ingiuriosa, perché chiaramente qui il collegamento delle donne con gli animali è ingiurioso, ma invece poi lo rovescia, nel senso che vede in questo una forza, cioè c'è una fraternità. Noi siamo animali. Animali umani e animali non umani, e quindi dobbiamo intenderci
Donna Haraway parla di una famiglia multispecie, parla di compagni di specie. Carol Adams, ripeto, ecofemminismo, la politica della carne, fa vedere come il vegetarianesimo debba diventare una componente importante. Perché? Beh, qui c'è tutto poi un discorso sulla cultura della carne, cultura patriarcale, adesso sarebbe troppo lungo approfondirlo, però ripeto, è estremamente interessante che venga rovesciata questa idea dell'identificazione ingiuriosa donne, natura, animali, che venga invece recuperata nel suo significato positivo. Unica è la lotta di liberazione, razzismo, sessismo, specismo, è quello che è stato detto negli anni 70. Tanta. Cioè, le lotte di liberazione non hanno fine. Abbiamo combattuto contro le discriminazioni ingiuste, la discriminazione in base alla razza, quella in base al sesso e quella in base alla specie. Quindi le femministe sono proprio chiamate perché? Perché sono le protagoniste dell'ultima lotta di liberazione e quindi dovrebbero avere ben presente che il prossimo obiettivo è quello. Ecco, io proprio ho appena finito di scrivere un saggio proprio su questi rapporti tra femminismo e animalismo, sono molto contenta di questa curiosità di questa domanda, perché effettivamente questo è un tema su cui riflettere. E il femminismo, ha recuperato finalmente, a partire direi dagli anni Ottanta, con l'etica della cura, insomma, con tutta una serie di prospettive che si intrecciano, questa idea di una comunità estesa e direi di una cittadinanza allargata. Molto bella questa idea della Grazie, cittadinanza allargata. E grazie. siccome abbiamo solo qualche secondo, volevo dire, sono d'accordo su tutto, Luisella, e io naturalmente sarei stata molto felice di mettere ben vivere, buon vivere, no? Che se ne è Sì. tanto parlato anche con i popoli indigeni, buon vivere spiritualità, ma dovevo vincere un bando. Quindi Hai fatto benissimo, è una sfida, è una già quando ho detto sfida. che il titolo era Verrò, verrò a benessere trovarti, spiritualità, verrò a non ti dico le trovarti. facce, non ti dico le facce, ma sei matta, benessere spirituale, come facciamo a Hai vincere un fatto bando? bene. Mi Allora, ecco, complimento. è già successo un miracolino, però ecco, molto velocemente, soltanto sul discorso dell'interconnessione, noi l'abbiamo capito, una parte abbastanza larga della popolazione l'ha capito, ma se la stanno già dimenticando, che la pandemia è figlia anche dello squilibrio ambientale. Ma questo lo dicono studi importantissimi, anche per esempio bodies, organizzazioni come l'Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, dicendo, come rifletteva prima Luisella, che noi siamo ormai una società a rischio, perché stiamo, non soltanto per il problema del clima, ma per la perdita di biodiversità e del Natural Life Support System, i sistemi naturali che supportano la vita sul pianeta. Quindi questa interconnessione ormai è diciamo, supportata e illustrata da centinaia e migliaia di studi. Io ne cito solo uno perché c'è una donna italiana che l'ha guidato, che è la famosa ricerca di Harvard durante il Covid, che è opera di un team guidato dalla professoressa Francesca Dominici, poi seguite da un sacco di altre università, che indagava sulla connessione tra l'inquinamento atmosferico e la contaminazione di Covid, una percentuale dell'8-15% in più. Cioè, laddove c'è, ad esempio, pianura padana, più inquinamento, c'era un tasso più alto di Covid. Stessa ricerca è stata condotta su 324 città in Cina, più o meno con gli stessi risultati. Adesso non vi faccio tutto l'altro elenco, ma se volete io ho un paper sull'argomento. Non parliamo poi della connessione tra epidemie, pandemie e climate change. Io credo che molti di voi abbiano sentito parlare dello spillover, no? Il fatto che la pandemia salta da una specie all'altra. E quindi se noi continuiamo col traffico illegale di fauna selvatica, restringendo gli habitat degli animali selvatici, con questa pratica orripilante dei wet markets, per i quali non ci sono parole, naturalmente noi pagheremo il prezzo. Pagheremo il prezzo. Quindi questo fatto che la pandemia sia anche frutto della distruzione della natura, dello scempio delle foreste, del fatto che gli habitat degli animali si restringono, per cui questi sono costretti a entrare in maggiore contatto con gli umani, questo è stato detto pochissimo, forse solo dalla Capua o da qualcun altro durante la Ilaria pandemia, Capua. ma è invece centrale, quindi dovremmo veramente fare una riflessione in merito. Io ho tantissimi dati su questo e quindi sono disponibile anche se volete poi a tornare sull'argomento, magari mandando questi dati, queste ricerche.
Grazie a tutte e due. C'è Federico Valerio che vorrebbe fare una domanda. Intanto io volevo aggiungere una sola cosa rispetto a tutti questi discorsi che abbiamo fatto ultimamente, Grazia e Luisella. L'inquinamento, quando me ne sono occupata particolarmente insieme al movimento ecofemminista, è anche responsabile della sterilità, della crescita di sterilità umana, gli spermatozoi che non sono più Vero. capaci, siamo più uteri nei nostri uteri degli ovuli che si fecondano facilmente, e quindi la crisi delle nascite deriva certo dal femminismo e dalla liberazione delle donne. Questo non dimentichiamolo mai quando parliamo. O quando vediamo Musk con 11 figli, di cui 5 fatti con la surrogata, che va lì con il bambino, cose da pazzi. Dice, fate figli, che è Dove una roba sono le bellissima. madri? Dove sono le Una madri? Ecco, semplificazione la pazzesca. prima cosa che mi viene da dire, pensa a poveri bambini che non hanno visto le loro madri e non sanno Sì. quanti ce ne saranno. Va bene, allora ti do subito la parola, Valeria, forza Sì. Federico. Guarda, era... Intanto ho apprezzato molto gli vari interventi che erano ricchi di stimoli. Mi è piaciuta molto appunto l'etica della cura e anche questa bella immagine di accendere le costellazioni, che insomma, qui trovo assolutamente d'accordo. La domanda era se quando queste costellazioni che si accendono dopo l'altro apriranno finalmente la luce e apriranno il buio. La domanda era: abbiamo tempo per fare tutti questi cambiamenti cui le donne sicuramente potranno avere, hanno già in parte un ruolo importante? E quel tempo ce l'abbiamo a sufficienza per ottenere il cambiamento che tutti quanti, mi pare, insieme stiamo scrivendo? Allora, caro Valerio, il ruolo di Sibilla Cumana non mi è stato ancora consegnato, ci sto lavorando, ma temo che noi non lo sappiamo. E stiamo facendo questa battaglia nell'incertezza più totale, circondata da quelli che Nassim Taleb chiamava i cigni neri, cioè eventi inaspettati, che una volta succedeva cigno nero all'anno, diciamo, adesso ce ne sono centinaia, vorrei dire, al giorno. Quindi non lo sappiamo. E forse la dignità di questa battaglia, la grandezza di questa battaglia, sta proprio nel fatto che non c'è nessuna garanzia di successo. La dobbiamo fare perché è giusta. L'altra risposta non so dare, ci penso spessissimo, a volte credo che tutti noi abbiamo momenti di depressione, di scoraggiamento, dirsi ma perché cavolo io a 77 anni devo ancora fare 50 km per andare a parlare con 25 persone, no? Perché questa è la situazione, noi siamo una minoranza, però sono sempre le minoranze che hanno fatto la storia. A noi è stato dato questo compito lo svolgiamo poi. Sì, Lo sapremo solo, com'era la canzone, si lo scopriremo solo vivendolo, ecco. Scusa, piccolissimo intervento, un po' più piccolo, perché mi è piaciuto molto il tuo richiamo alla speranza, che non è ottimismo. Brava, sì. E quindi il principio speranza ci deve guidare. L'ottimismo è confinato nel piccolo, ed è il pensare positivo, ecco, quel benessere di cui si parla e che non ci interessa. La Ma speranza è ecco, importante. speranza è Spes contro escatologica, spem. ecco, ha una dimensione escatologica, ecco il tema della Una dimensione spiritualità. scatola. Ecco, Brava, sì. quindi, ed è bellissima l'immagine della speranza della donna, io l'ho vista in una chiesa di Napoli, molto bella, che ha una pianticella in mano e che lei tiene in mano, e che evidentemente la speranza deve essere coltivata, deve essere accudita. E poi vorrei dire che ci sono, ecco, non dimentichiamo che la cura è anche rammendare, ecco, quando io ho detto riparare, quindi io direi che i piccoli gesti quotidiani, e anche sto pensando ad esempio Renzo Piano, le cose che dice, Infatti che l'ha ci sono, presa lui questa cosa. ecco, degli interventi che non sono mega galattici, ma che sono di conservazione, di custodia, di tutela, che noi siamo chiamati a fare. Ecco, quindi mi sentirei anche di dire questo. C'è un'altra domanda per tutti, che non è tanto una domanda, è una considerazione, una speranza, a proposito di speranze che è arrivata sulla nostra chat.
Direi che c'è bisogno di più uomini femministi. Io direi che c'è bisogno di smetterla con questo patriarcato. Cioè, il problema non è tanto che gli uomini devono diventare femministi, il problema è che non possono più essere dei patriarchi e quindi non possono più schiacciare donne e natura. E questo, tra l'altro, io l'ho sollevato proprio recentemente perché mi ha sorpreso il fatto che mentre tanti uomini sono andati a manifestare, grazie a c'eri anche tu, a Roma sulla morte Sì, di tantissimi, famiglie intere infatti, di poi in Giulio, sì. realtà invece anche tanti intellettuali, tanti nostri amici, eccetera, non sono entrati nel merito di questa cosa confrontandosi tra di loro. Cioè gli No. uomini su questi temi terrificanti della violenza sulle donne e sulla natura, tra loro non parlano. E questo non può essere. Perché non è che dobbiamo sempre essere noi a sollecitare. Quindi, Sì, questo rimetterebbe una cosa a parte, perché il mio compagno che è un artista, quindi che hanno tanti difetti, si sa, però hanno una sensibilità più vicina al femminile. E lui diceva, ma perché vedi che non si può parlare con gli altri maschi? Perché hanno questa, lui l'ha chiamata amicizia goliardica, in cui si va insieme a vedere la partita, si chiacchiera, ma se si chiacchiera di donne in un certo modo. E non viene mai portata fuori la parte emotiva, profonda, anche la vulnerabilità. No, perché il maschio non deve farla vedere. Io credo che sia arrivato il momento, questa cosa di Giulia così terribile, io ci penso tutti i giorni e non riesco a levarmi di testa il fatto che questa ragazza non possa più vivere. E forse ha scosso, almeno io l'ho visto lì alla manifestazione, spero che duri l'effetto, ha un po' scosso questa patina. Per esempio, un gruppo di amici nostri ha cominciato a fare, ti ricordi Laura e il piccolo gruppo, no? Questi hanno cominciato a fare un piccolo, con grande difficoltà, perché poi ci vuole sempre uno che parli per primo, insomma, mi hanno raccontato queste prime penose incontri, però è molto importante. Sì, essere uomini alleati devono sentirsi partecipi e benvoluti, scrive Sara, questo è vero, e infatti cerchiamo di farlo, però c'è una frontiera difficile per loro da abbattere, che è quella del sharing, del condividere i sentimenti profondi, le paure profonde, e lì il disagio è grande. Poi, naturalmente, spero che questo cominci. Io ho avuto l'impressione che quella manifestazione di Roma, ma anche quelle di tutta Italia per Giulia, siano state un turning point, un punto di svolta. Adesso speriamo che poi lo diventino nel tempo, perché ha ragione il padre di Giulia, che gli italiani sono bravi a emozionarsi, poi però sono bravi anche a dimenticare. Speriamo che sta a noi non far dimenticare, insomma. Scusa, anche aggiungerei che la cura, io prima ho detto, la cura non è la provincia delle donne. E questo lo voglio sottolineare perché certamente nasce nell'ambito del mondo femminile, di questo noi dobbiamo essere consapevoli, ma deve allargarsi, cioè deve diventare un valore condiviso. Il Certo. libro della Gilligan, che distingue queste due etiche, che poi sono state un po', diciamo, banalizzate, etica maschile e femminile, ma in realtà quello che lei intendeva dire è che una vera etica deve essere un'etica in cui il tema dei diritti e il tema della cura devono essere intrecciati e credo che questo sia qualcosa quando giustamente tu hai parlato delle generazioni future, noi parliamo di un diritto all'ambiente, dell'ambiente, ma questo è profondamente legato anche alla cura di cui noi abbiamo parlato stasera. Quindi io credo che dobbiamo veramente far sì che gli uomini, se sto vedendo Enzo in questo momento che mi sta guardando e chissà cosa pensa, che la cura sia un valore da condividere, perché arricchisce la vita, assolutamente. E il fatto che gli uomini non sono stati educati alla cura e soprattutto in famiglia che questo dovrebbe avvenire, perché la grande ingiustizia della divisione dei compiti è proprio in famiglia, finché la cura è soltanto affidata alle donne, gli uomini non sanno cosa si perdono, perché è straordinario, no? È veramente il ben vivere, prendersi cura. Eh? Cosa ne Dico dici, Enzo? che hai senz'altro ragione. Io appunto ho vissuto tutto il dramma di mia moglie e devo dire che tutto sommato ho capito cosa voglia dire la cura, perché doverla seguire, volerla seguire più che doverla. Dice, è stata una cosa dura, però
E ho apprezzato anche moltissimo che da parte sua, che lei era femminista, io onestamente sono sempre stato, come dico, un inquinatore, essendo nato, quindi anche tutt'altro che ambientalista, essendo nato come ingegnere e quindi nel campo dell'energia, ma non lo dico nel senso cattivo, ovviamente. Capisco benissimo comunque che la sensibilità della donna è grandemente più elevata, secondo me, di quella dell'uomo. Ho sentito anche nelle vostre parole. L'unica cosa che appunto su questo discorso così della sensibilità aumentata dopo l'omicidio diciamo, del tragico di Giulia, non vorrei però che si esagerasse, perché stamattina sono passato in Piazza dei Ferrari, cos'era, vicino alla Chiesa del Gesù, dove c'è quel muro lì in Piazza dei Ferrari, dove c'è il muro con le donne che sono state, diciamo, ammazzate dai compagni, ma mi ha fatto un po' senso perché c'era. Non so esattamente come si sia svolta la cosa, ma stavano passando un paio di scolaresche. Scolaresche fatte da ragazzini di 6-7 anni, insomma, proprio le prime classi elementari. E ho visto che c'era la maestra che ha detto, ha preso proprio a male parole un bambino che evidentemente aveva fatto un commento su sto muro diciamo, chiamiamolo muro del pianto, ecco, non so, perché evidentemente ha detto qualcosa e gli ha detto, perché hanno ammazzato queste donne? Insomma, c'è stata una reazione che, dico, vabbè, poverino, non lo so, probabilmente avrà detto delle cose sconvenienti, ma aveva 6 o 7 anni, ecco, questo vorrei che a un certo punto, appunto, sta anche nel fatto che poi gli italiani hanno una reazione immediata, come diciamo che sempre nell'emergenza noi siamo molto bravi, ma poi bisogna vedere appunto nel continuo delle cose e dimentichiamo abbastanza in fretta. Cioè, questo episodio mi ha un po' colpito del ragazzino perché insomma, probabilmente avrà detto una cosa scherzosa, però la maestra proprio veramente l'ha redarguito pesantemente. Non mi sembra, non mi, così capisco che bisogna educare già dall'inizio, però mi è parso un po' fuori luogo. Come dico, non ho capito il contesto, ma stavano passando davanti a questo muro con le fotografie delle donne, e quindi ci sta un po' anche proprio nel fatto che la reazione, come dicevate anche voi, c'è sempre da parte degli italiani. Poi però, appunto, la costanza si dimentica in fretta. Scusate se ho detto magari delle cose banalucce. Se c'è qualcun altro che vuole chiedere, perché la Marchetti credo proprio che non riesca a collegarsi, mi dice che è ancora in stazione non può ovviamente col chiasso che c'è con le Certo. cose. E quindi sperava di salire sul treno e potersi collegare, però probabilmente come al solito il treno è in ritardo e quindi non ce la fa. Chiedevo anche a Pinuccia come intende continuare, Christopher, cosa possiamo fare? Sì. Ma C'è io un intervento da Elena Campedelli, forse fuori luogo. Stavo vedendo un intervento, adesso però è sparito. No, no, forse No, solo c'è loro ancora. scherzare sui femminicidi. Eh Se il sì. Anch'io, ragazzino ha riso, l'insegnante ha probabilmente avuto ragione a richiamarli. Io sono d'accordo, infatti. ma penso assolutamente, anzi credo che abbia fatto molto bene, ecco, questo, nel senso che bisogna partire da lì, perché Bisogna cioè, il capire cosa ha gioco detto degli sul ragazzino. stereotipi è lì che si gioca, e devo dire che di nuovo Carol Gilligan scrive un saggio bellissimo sulla resistenza.
sulla resistenza che noi dovremmo usare contro gli stereotipi, cioè proprio resistere, soprattutto a partire dal mondo della scuola, perché molto spesso le ragazze sono prigioniere degli stereotipi che fanno, ecco, e un po' devo dire, emergeva anche. Da questo spaventoso delitto c'era un sentimento in Giulia di abnegazione, di dedizione, che effettivamente corrispondeva ad uno stereotipo molto pericoloso, cioè quello della donna che si sacrifica, della donna che. E questo, guardate bene, è proprio uno stereotipo che ce lo portiamo dietro dai tempi di Rousseau, la donna. Cioè. Quindi resistere, gli insegnanti dovrebbero insegnare alle ragazze a resistere contro questi stereotipi, come gli stereotipi maschili, che invece è quell'uomo che non deve chiedere, eccetera. Ecco, questi stereotipi che continuano ad aleggiare, io ho l'impressione che siano ancora molto presenti. Queste immagini antiche, no? Del femminile e del maschile, contro cui, ecco, noi donne di un'altra generazione abbiamo combattuto e che dovremmo però continuare questa lotta. Non so cosa ne pensi, Laura. Cioè, è bella questo compito intergenerazionale, no? Sì, è molto importante, però non è facile. Non è facile perché le ragazze giovani sono molto diverse da noi, non hanno Sì. fatto il nostro percorso. Quindi io poi adesso non insegno più, fino a quando ho insegnato avevo un rapporto molto diretto e capivo anche molto, forse grazie a tu, sei insegnato, eccetera. Guarda, sì, io vado spesso nelle scuole, eccetera, però mi viene in mente adesso, mentre parlavate, un ricordo con Rita Levi Montalcini. Rita Levi Montalcini veniva alle nostre riunioni alla Casa delle Donne quando ancora era in Fieri, negli anni 70, noi tutte scalmanate, con gli zoccoli, le cose, il dito puntato nella mano. Lei arrivava tutta con questi bellissimi collettini, tutti inamidati, tutta con i merletti. Aveva una pettinatura che ripeteva le circonvoluzioni cerebrali, ce l'aveva questo cervello formidabile, sopra aveva questa pettinatura e diceva sempre, noi insomma, accusavamo i maschi, cioè faceva, care, care, no, guardate, il problema è il cervello rettiliano qua, vedete, qua dietro. E poi faceva, era spiritosissima, e poi scusate, care, ma voi ve li portate in casa questi? Come cazzo volete? Se avete fatto un cazzo, poi ve li ritrovate. E noi all'epoca, figurati, riflettendo dopo questa cosa di Turetta, no? Ma non solo, e come dici tu, Laura, lei ha colpito al cuore tutte noi, questa ragazzina, perché era un tale così piena di innocenza, di generosità al limite dell'abnegazione. Questa si preoccupava che si sparasse, che si uccidesse lui se n'è ben guardato Sì, dall'uccidersi, sì, sì. addirittura ha pagato la cena, lo vedeva perché aveva paura che si facesse del male e quello l'ha massacrata così, altro che cervello rettiliano. Allora, io non so cosa abbia detto il ragazzino, per carità, i bambini vanno sempre trattati bene, ma forse se il ragazzino ha detto qualcosa di veramente molto forte, la reazione forte dell'insegnante si deposita nel suo cervello rettiliano meglio di come posso dire, un ragionamento flautato Gentile Guardato, spiegazione. esatto. Quindi, secondo me, e si diceva, mi ricordo uno slogan del 68, era la rivoluzione non è un pranzo di gala, ma anche questo è un pranzo di gala. Oggi ne hanno ammazzato un'altra, Certo. 27 anni. Quindi qui parliamo di ammazzare, di uccidere. Quello Turetta vivrà tutta la vita, magari in carcere, ma vivrà, e quell'altra niente, non può manco fare. Cioè, è una cosa che se ci pensate, un'ingiustizia così palese, e quindi sì, i maschi sono pregati, insomma, saranno benvoluti quando usciranno fuori da questa. Noi l'abbiamo fatto questo percorso, loro non lo vogliono fare. C'è una resistenza pazzesca, magari nei più progressisti, Laura l'ha visto in politica, tutti politically correct. Poi non gliene poteva fregare di meno che ci fossero le donne, ma erano tutti ipocriti e lo sono ancora molto di più nel centro-sinistra che nel centro-destra. Allora, è molto dura questa battaglia, non è un pranzo di gala, è molto dura perché c'è. Forse aveva ragione la Montalcini, c'è questo cervello rettiliano è ancora in azione. Tu vedi sti ragazzi, l'altro giorno hanno arrestato una a Napoli perché ha detto alla sua ragazza: io ti ammazzo se tu non togli tutti i nomi di uomini dal tuo telefonino, se non ti vesti in un certo modo, se no, voi non avete idea quanti giovani uomini
Anch'io conosco giovani, come dice Sara, che sono, insomma, grazie al cielo, stanno imparando questa cosa. Ma ce ne sono un sacco che a qualunque costo ti vogliono tenere sotto. D'altra parte, adesso non voglio cominciare il discorso sull'Islam, in questo periodo facendo appunto lavoro con le religioni, con le fedi, di donne islamiche, ce ne sono pochissime che vengano, non sarà un caso. Allora, per molti maschi, ovunque nel mondo, soprattutto nei paesi come Afghanistan, eccetera, ma anche qua, è essenziale tenere le donne al loro posto, perché quello mantiene in piedi la loro identità. Tu gli togli la disponibilità, è un uomo debole, che però ha sempre questo cervello rettiliano in azione, ma non lo sa, e non riesce a tenere la bada quando tu lo sfidi. Voi avete sentito il caso di Emma Pattison? Allora, Emma Pattison, se ne parla pochissimo in Italia. Emma Pattison è una donna di grande vitalità, grande simpatia, con una bambina di 7 anni, che è diventata, ha fatto un grande percorso di successo nel mondo dell'educazione, è diventata una delle prime donne, come si dice, rettore, no? Università inglese. Il marito ha dovuto cambiare lavoro, insomma, non riusciva a avere successo, stava a casa ingrugnato. Quando lei è tornata a casa, perché adesso la sorella l'ha detto cosa è successo quella notte, che è stata uccisa, lei ha detto: io non ce la faccio più, devo andare via, io e la bambina. E lui ha ammazzato lei, la bambina, e poi si è ammazzato lui. Ok? Stiamo parlando di questo. Sì, Quindi, magari si ammazzassero prima, che io sono diventata così ma perché non guarda, è. quando questo Turetto ha detto: ah, ma io mi sono messo il coltello alla gola varie volte, ma non ce l'ho fatta, ma della serie, ma vai a correre. Tu, però ce l'hai fatta a massacrare lei. Cioè, dobbiamo Infatti. stare anche molto attenti, perché questa ricerca della benevolenza, a No, ma me infatti il fa male. problema è che loro. Gli uomini sono complici tra di loro, Grazia, Sì, anche sì. quelli più intellettuali, più di sinistra, virgolette, che dicono di essere femministi. E quindi tu non senti mai un sollevamento di scudi contro un uomo che si è comportato in modo violento o ti immagini i cerchi? Io ogni tanto vedo dei ragazzi giovani quando magari vado in spiaggia, maschi, perché ormai si dividono molto, ci sono i Sì, maschi da una parte e le femmine dall'altra. verissimo, sì. C'è più, no? Quel rapporto che avevamo noi così molto più misto. E, ma tu se senti le cose che si dicono questi giovani ragazzi, il modo Terribile. in cui parlano del sesso e delle ragazze, ti viene il vomito. Io a volte intervengo e Piero mi dice: ma vuoi smetterla? Ti vuoi prendere una coltellata anche tu? Perché Sì, poi infatti, la violenza incredibile. è tale per cui se tu li metti in discussione, sono un branco. Veramente, però io non riesco a stare zitta perché sono di una volgarità incredibile. Il problema qua è quello, poi Pinuccia ti do subito la parola, è quello di parlarsi tra uomini, educarsi, anche Sara ha chiesto la parola, quindi do prima Pinuccia e poi Sara. Perché se non si parlano gli uomini tra di loro e non fanno, come dici tu, il piccolo cerchio, l'autocoscienza, ci sono gli uomini in cammino di Pinerolo che sono fantastici da questo punto di vista, imparate da quelli che cominciano a farlo, no? Non, c'è sempre questa complicità che emerge, per cui nella migliore delle ipotesi stai zitto, se no prendi le parti lì. E questo non è più possibile, veramente. Guardate anche su questa roba di tutti quelli che hanno continuato a dire che Torretta è una specie di eroe. Dicono in tanti sui social. Vi lascio, Pinuccia, la parola a te e poi a Sara. No, io volevo solo, diciamo, porre altre due o tre problematiche, ma che non credo che riusciremo ad affrontare, però avete toccato delle questioni importanti. Uno, ad esempio, il ruolo dei social oggi tra i giovani, il fatto che i giovani non vivono in una dimensione di comunità, come forse, diciamo, quantomeno noi abbiamo vissuto anche comunità di varia natura. E poi il ruolo delle religioni che si sta riaffermando dopo l'epoca del Concilio Vaticano II. In realtà oggi stiamo ritornando appunto a una dimensione religiosa, soprattutto appunto a partire dall'Islam, ma anche per certi versi probabilmente la vita vissuta, ecco, nell'ambito del mondo cattolico, che cioè noi abbiamo le grandi intuizioni di Papa Francesco, poi abbiamo appunto ancora una cultura religiosa che insomma si fonda su questioni
complesse, ecco. E poi il tema, come diceva invece Luisella prima, che a me affascina molto, perché io ho fatto una tesi allora in filosofia sulla teologia della speranza di Jürgen Moltmann e la filosofia della speranza di Hans Bloch, e ricorderò sempre appunto che quando morì suicidata Petra Kelly, Portatore di parlava proprio, speranza. c'era quel bellissimo appunto articolo uscito sul manifesto che diceva: noi comunque dobbiamo essere degli Hoffnungsträger, dei portatori di speranza, insomma, al di là di tutta quella che è la condizione di vita in cui siamo immersi, ecco. Però certamente lo sguardo sulla realtà è uno sguardo tragico, ecco. Sara, tocca a te. Allora, io volevo collegarmi a quello che il collega Enzo stava dicendo prima, perché secondo me sono in disaccordo con il fatto che il ragazzino sia stato, ora anche non sappiamo il contesto, ripreso, perché se si chiude il dialogo con chi manifesta un dissenso, non si va avanti. Io credo fermamente che ogni comportamento che un ragazzo abbia o ragazza abbia sia un modo di comunicazione. E la comunicazione, questo comportamento viene anche da magari una paura di un bisogno che non è stato soddisfatto. E quindi, secondo me, il dialogo è importantissimo, e quando si parla di cura abbiamo parlato di responsabilità, ma non so se è stato menzionato anche il concetto di empatia. È fondamentale. Mia figlia ha fatto una scuola che ho scelto per lei, filo staneriana, in Inghilterra, eravamo molto pagani, filo staneriani, e ha imparato a scrivere, a leggere e fare matematica verso i 7 e gli 8 anni. E tante volte mi sono chiesta se avessi fatto la scelta giusta per lei. Ora è qua, in prima media, in Italia, e anzi, tanto di cappello a me come mamma, che ho perseverato per questa scelta un po' diversa, perché in classe viene sottoposta a quello che io posso chiamare su un regime anche di punizione collettiva, che io ho contrastato. Ho chiesto agli insegnanti la motivazione socio-pedagogica di questa punizione. Ora sembra un divergere, questo per arrivare al punto che se non c'è dialogo basato sull'empatia, il concetto di cura inteso come senso di presa di responsabilità anche dal privato al pubblico, secondo me arriva fino a un certo punto. L'empatia è fondamentale, un'educazione all'empatia, che è diversa da compassione. Io mi sto battendo per questo, sono anche un insegnante, cioè faccio pratica di filosofia per bambini, che è una cosa importantissima. Allora io mi rivolgo a voi, perché io non sono accademica, io vado nel mio bosco con i miei coltelli, le mie asce, e faccio circoli di donne, cerco di raccimolare qualche ragazzino che non è davanti ai computer, roba varia, anche d'inverno, che ahimè per la cultura italiana andare in un bosco d'inverno prendono il gruppo di freddo. Vabbè, qualcuno viene. Però mi rivolgo a voi che siete delle persone che avete anche influenza, perché siete degli accademici stimati. Cercate di parlare con il ministero, non so come si chiama qua, il MIUR mi sembra che si chiami. Sì. Perché veramente, se non cambiano, hanno messo questa educazione civica trasversale. Se guardate i libri di matematica, di inglese, sono nozioni che non valgono un tubo, per non dire altro. Adesso giovedì mia figlia dovrebbe andare a vedere il film di come si chiama? Come era una volta, come c'è ancora un futuro, questo famoso Sì, che c'è parlo ancora quello domani. portellesi, C'è ancora domani. cioè. Io la tolgo perché mia figlia ha 12 anni, non ne ha 14. Per ascoltare certe tematiche ci vuole una fondamenta. Questi sono atti tokenistici, tokenistici. Quindi voi accademici cercate di entrare in queste teste di questa gente che non capisce un tubo, che scrive questi programmi scolastici che non valgono niente, perché mia figlia sa cosa sono i fiumi e le pianure, tutte queste cavolate che sta studiando. Per fortuna lei ha 7 anni di scuola staneriana, dove veramente lì c'è l'educazione basata sull'empatia, sul rispetto per la natura e semplicemente sul rispetto per noi stessi, perché noi siamo natura. Questa è un'altra cosa che ho notato in queste conversazioni che abbiamo fatto.
una scissione tra noi e la natura. Noi siamo natura, quindi il rispetto deve essere prima verso di noi, perché noi siamo natura e dopo ci apriamo anche al mondo. Sono cose che sto cercando di mettere in pratica con corsi che faccio appunto nel bosco e non lo so, però vedo troppo scissismo e vorrei che gli uomini fossero coinvolti perché c'è bisogno di dialogo, sennò non si va veramente avanti. Questa è una risposta mia di pancia, diciamo, emotiva, non basata su studi o Io altre ti cose che rispondo di faccio. pancia, l'empatia è cruciale, è fondamentale, ma non c'era una persona più empatica di Giulia. Allora, nel momento in cui la tua empatia è accolta con una coltellata, certi uomini che noi conosciamo non lo faranno, però bisogna tener conto anche di questo. E questa è la vita quotidiana di tante donne. Adesso non lo posso raccontare che devo purtroppo andare con un'altra call, Anche e Giulia tra l'altro poi adesso pensava, anche ci Giulia sono... pensava che non l'avrebbe fatto, eh? Esatto, anche Giulia pensava Io che non non l'avrebbe sono fatto. nella testa di Giulia, quindi non No, so no, quello che no, ma Giulia pensava. lei la, ci sono tutte le, i post, tutte le registrazioni. Per fortuna non ho la televisione, quindi No, anche ma questa non neanche le io ho la guardo. televisione, neanche io ho la televisione. Comunque, il fatto che lei è morta coltellata e massacrata ed è stata affettuosissima, dialogo, e questo dialogo che alla fine ha causato paradossalmente. Quindi empatia, benissimo, però il mondo è fatto anche di questo, è fatto anche di risposte con coltellate, quindi bisogna tenerne conto anche nell'educazione dei bambini. Scusate, qui mi stanno arrivando delle domande da gente che ci sta seguendo che dice: c'è una registrazione per qualcuno che non ha potuto seguire? Sì. Cioè, Sì, credo di sì. assolutamente Sì, sì, sia su Facebook è che stata avviata, sì. sul Su Facebook di sito. Ecoistituto, quindi grazie, scusate. Comunque, Sì. Sara, tu hai perfettamente ragione che il dialogo noi lo perseguiamo sempre e comunque, però dobbiamo anche essere, Ah, chiaro. appunto, guardare la dura realtà che è quella che non sempre il dialogo. Insomma, a volte appunto tiene anche l'effetto opposto, quindi dobbiamo sapere che il cervello rettiliano annidato qua, anche nel più buono, nel più simpatico, nel più dolce, nel più bravo ragazzo, può sempre fare brutti scherzi. E li fa. Scusa, no, volevo semplicemente rispondere alla sollecitazione di Sara. L'idea e l'esigenza di questa comunicazione, ad esempio all'interno delle scuole, noi l'abbiamo espressa come istituto, creando, attivando in alcune scuole uno spazio etico. E uno spazio etico è qualche cosa che ancora è difficile per noi immaginare, ma che in altre culture, ad esempio in Francia, è stato attivato a partire dagli ospedali e poi si è diffuso perché significa il bisogno di comunicare e anche l'esigenza dei conflitti, perché i conflitti esistono. Ma come diceva Gandhi, che era un conflittualista, i conflitti si possono risolvere con la non violenza. Però ecco, devi essere capace. E allora lo spazio etico è proprio questa idea di un dialogo che può essere anche un dialogo di scontri, di conflitto, in cui le idee emergono anche nella loro veemenza, ma è bene che emergano, perché altrimenti restano inespresse dentro. E allora in questo modo, se nel mondo della scuola, come io mi auguro, questa idea si diffondesse, ecco, forse questa potrebbe essere una delle strade di quell'educazione che noi ci auguriamo. Ecco, io sono pronta su questo, poi l'ho accennato semplicemente, ma è un'idea che nel nostro paese trova difficoltà ad avere spazio, perché siamo sempre così molto schierati e pensiamo che questo spazio da dare alla parola sia qualcosa di, oppure la banalizziamo pensando ai talk show e al fatto di stare l'uno contro l'altro, uno dà sulla voce all'altro. Invece di recuperare il senso dell'argomentazione, ascolto le tue ragioni. Probabilmente io non le condivido, ma sono comunque tenuto a sentirle, perché da questo io posso crescere. Quindi il conflitto è la scuola dell'io.
È un'espressione profondissima di Sime, il conflitto è la scuola dell'io, perché se noi abbiamo il coraggio di affrontare il conflitto, questo ci potrà aiutare a crescere, però dobbiamo essere anche preparati, perché altrimenti continuiamo a scannarci. Scusate se sono intervenuta, ma mi sembrava che fosse talmente bella l'idea No, e l'esigenza espressa da Sara che è voglio dire fondamentale, figurati, quello qualcosa. dobbiamo tentarlo tutti i giorni, non dobbiamo tenere via. Assolutamente. Però dobbiamo anche essere, come dire, sapere che dall'altra parte ci può essere una risposta pericolosa o dura, insomma, dobbiamo attrezzarci. Io mi scuso tantissimo, ma devo Guardi, andare perché ho una cosa di sì, ma anch'io devo rilievo. andare, ma direi Ti che è stato ringrazio soltanto un davvero piacere. tantissimo. Senti, Saremo scusa, ti allargati. ringraziamo. Cerchiamo di non far passare il messaggio che è Buon. colpevole il cervello rettiliano un'altra volta. Io Sì, volevo bravo. chiedere, Sono Luisa, stratificazioni profonde. io avevo alzato la mano. Sì, vabbè, ma E no, c'era. dai. Sì, ecco. Sì, No, inizio. vabbè, ma ha tolto molte parole di bocca a Luisella, perché appunto, preciso tra l'altro che io ho due nipoti femmine, per cui sono molto preoccupato per certi aspetti. Però, appunto, come diceva Luisella, è molto importante, avere ancor prima di tutto la capacità, la volontà di ascoltare l'altro che la pensa Certo. diversamente. Cioè, molte volte, quasi a parte il femmina o maschio, comunque l'altro non si rispetta. E tutto quelli che sono gli esempi che vediamo, la televisione, è sempre negativo, perché non si accetta cosa pensa. Come la pensa un'altra persona. Poi Assolutamente, volevo grazie. esprimere ringraziamenti e dire buon Natale a tutti e ringraziare. Questo. Grazie, grazie, Buon grazie. Natale a A tutti. tutti un buon Ciao, Natale. ciao, Allora ciao. ci salutiamo. Potente, un Grazie, è abbraccio, stata una gioia. grazie. Benessere e spiritualità. Grazie Dici dove e ti verremo a trovare. Io verrò senz'altro perché mi attrae troppo questo benessere e spiritualità. Grazie a tutti. Allora auguri, auguri cari. E Maria Teresa, Laura, Sara, carissimo Enzo. Bene, un Scusate, abbraccio. volevo solo consigliarvi di prendere Sì. come riferimento il sito di Equistituto, perché Ah. lì avrete anche ovviamente i vari eventi che organizziamo, oltre naturalmente alle registrazioni di queste videoconferenze e di quelle che abbiamo fatto precedentemente. Perfetto, Grazie, Cris. ancora grazie, buona serata. Volevo Ultimissima chiederti cosa. una cortesia, scusate, perché l'utente ospite che non ha un nome, quindi non la posso chiamare, ci ha lasciato, volevo parlare prima per dirglielo. Lei ha detto che c'è un bellissimo movimento femminista che continua, quindi suppongo che sia una giovane donna e mi piacerebbe molto che lei ci portasse un po' delle sue Testimonianze. compagne femministe giovani. E questo confronto di cui si è parlato qua incominciasse anche qui Ottima idea. tra le donne giovani, perché siamo troppo datati, scusate, tutti noi. Sì, però credo che oggi ci sia una felice convergenza da molte Bene. cose. Vedo dalle mie studentesse, amiche, credo che il rapporto si sta costruendo felicemente. Perfetto. Ecco, è una transizione questa. Secondo me c'è una transizione, ecco, tra Bene. le... Vedremo comunque. Da Sara, Donne, io ho grazie. solo 51 anni. Certo, benissimo. Certo. Bene, ma comunque, insomma. Parla lei. Aiuta. Va bene, non so se Grazie. vogliamo concedere. Grazie a tutti. Io ringrazio molto, ho imparato tante cose, sono molto grata a questa bellissima occasione. Tanti Un auguri a like. tutti. Grazie a voi, Ciao e grazie a soprattutto a Laura te, il tuo Cima anche. compleanno, Chris, Grazie, e buon compleanno a Chris. Grazie grazie. Laura Ricordiamo Cima. la prossima Ciao videoconferenza, direi Chris, però del grazie 9 Chris. gennaio, no? Sì. Sì, a gennaio. Ok. Assolutamente, sì. E Faremo una riflessione sul libro Primavera silenziosa. Ripartiamo da lì, insomma, con lo storico Piero Bevilacqua, poi sempre con Luisella, con Ah, Laura di nuovo Marchetti, io. Ah, non esperienza. me lo. E poi con Laura Cima, Enrico. eccetera. Bello, Direi allora che sarà canzon, una no, il bella libro? occasione. Buone feste a tutti.